Salve a tutti, siamo qui col professor Nibelungo del canale di YouTube L'Ucraino. Forse lo ricorderete per i video come l'inchiesta su Piazza dell'Orologio e il trapezio delle Bermude, o i due tutorial su, come fare una coccolampada o come fare un tutorial. Oggi ci riceve qui nel suo Grande, studio, è piuttosto sto studio irrequieto. del cazzo. Per metterci al corrente di una sua nuova e rivoluzionaria scoperta. Sì, io Se... ancora prima di pubblicare l'articolo vi renderò nota questa scoperta così per giocare, perché mi piace diffondere Beh, queste grazie. scoperte. Niente, un giorno ero davanti a un dilemma, dovevo usare dello zucchero per un altro esperimento, che era vedere qual era la reazione di mio fratello se gli avessi scambiato il sale con lo zucchero. Solo che per concentrarmi e capire il procedimento che dovevo seguire per questo esperimento, mi ero fatto due bei caffè e li avevo già zuccherati, terminando gli ultimi tre cucchiaini di zucchero che avevo in casa. E quindi mi sono detto: ma se l'integrale indefinito di una funzione è l'insieme delle sue funzioni primitive, allora potevo fare l'integrale di qualsiasi cosa per ritornare indietro nel tempo alla primitività della faccenda, si dice in Certo, la gergo faccenda. fisico. E quindi mi sono detto: facciamo l'integrale di queste due Sì, cazzine. Di sì, sì. due cazzine. Di taffè. E ci puoi spiegare la Eh sì, formula? avevo il taffè quel giorno, quindi ho dovuto fare due cazzine. Un attimo che ricopio i miei appunti perché avevo Li guardato ricopia. qualcosa. Sì, Mamma, per immagino voi, sia per una farmi formula vedere. complicata anche da Sì. ricordare. No, ma infatti, voglio dire, l'integrale, la funzione, due tazzine di caffè Caldo, quindi deduco. caldo, vedete com'è caldo, in de tempo al contrario, come potete notare dalla sabbia della clessidra che va all'insù invece di Ah, cadere, certo, sì, è chiaro, è aspetti. chiaro, Oh, si no? È zampilla. chiaro. È uguale a due tazzine di caffè vuote, come potete vedere dall'assenza della faccenda, Profumo. del fumo, anche faccenda, più polvere di caffè, Sì, da più non confondere con la merda che... polvere di zucchero, che vi faccio il contrasto, perché Geniale, non professor potevo Nibble. disegnare in bianco sul bianco. Più, un attimo che la formula continua per chilometri e chilometri. Cazzo, ho finito il foglio. Vada a capo, non si preoccupi. Vado a capo. Più Più. acqua, che ve la disegnerò così. Più K, perché come sapete le funzioni primitive sono infinite, no? Fratto delta T. Ok, ci siamo? Sì, anche Avete sotto fratto. anche sottofratto, sì, anche qui. Ok. Prende la stradina e va. E niente, e quindi procediamo con L'esperimento. Allora, adesso vi mostriamo l'esperimento. Ecco, basta girare il caffè nel senso inverso che voi abitualmente utilizzate per girare il caffè. Questo è già zuccherato, ricordiamo. Già zuccherato, sì. Come vedete, già il vapore sta rientrando nelle tazzine. Giusto perché voi avete utilizzato il senso opposto, quindi state facendo una combinazione di azioni al contrario. Avvicinate un cucchiaino vuoto alla tazzina e lo zucchero risalirà all'interno. Risalirà tante più volte quanti sono i Quindi cucchiaini il suo da esperimento adesso. può anche fermarsi qui, dato che lei aveva bisogno di zucchero, no, professor Nibbe? Però, Sì, per ma amor poi, di visto che io il caffè scienza, amaro non lo non lo bevo. bevo, E giustamente ha deciso ho di... detto, E vabbè, continuiamo a rimettiamo tutto a compiere posto. azioni al contrario. Ho avvicinato una caffettiera vuota a... Beh, vuota non lo so, perché poi non mi ricordo da quant'era la caffettiera, magari era da tre persone. E a delle tazzine vuote e ho visto il caffè risalire all'interno. Sì. E mi sono detto: Bene. cazzo, che faccenda. Questa faccenda va E poi sono studiata. rimasto così, immobile per svariati secondi, Beh, per lo stupore, no? per lo stupore, per poi rimettere la caffettiera sul fornello acceso e vedere poi il liquido, Il caffè liquido qui, sì, va precisato. caffè liquido, esatto, risalire all'interno.
Della caldaia Nella della caldaia, cassa piena. esattamente. Attraversando questo cilindro di metallo, una Passando anche, estremità, due immaginiamo, giù per il fori. filtro. Sì, immaginatelo perché l'esperimento non è. Cioè, i Una fondi che ho raggezza. non sono così. Esatto. I fondi del caffè, massimo c'abbiamo. Ma neanche, perché poi sono ritornati anche loro. Poi quindi ha aperto la caffettiera e ha visto che ovviamente dentro C'era la polvere di caffè sì, che ci eravamo immaginati che poco avevate fa. immaginati bagnata, in realtà è asciutta, Chiaramente. chiaramente, e quindi si può riavvicinare il cucchiaio vuoto, farle salire, ma Il poi sale caffè. da sola, la polvere di caffè sul cucchiaino, e rimettere tutto a posto, in ordine, e tutto rimane pulito comunque, se ve ne può fregare qualcosa. È un corollario questo. Il corollario della massaia. Il filtro è asciutto, C'è l'acqua, pulito, chiaramente, che l'acqua va potete anche, rimessa. questo non ci avevate pensato, ma rimetterla nel rubinetto. Esatto. Là, Olè. poi sentite se è Sta calda. anche È risalendo dalle tubature l'acqua che voi vedete, sembra che cada. un po' cambiato qui, professor Nibelungo, forse si è avvalso di un Sì, mi sono aiutante. avvalso. Di l'ucraino per fare questo Perché l'Ucraino è un'entità unebina. che dovevamo dire? No, Qualcosa tipo niente. ciao mambo Ciao. mambo pa Ciao. badai basta. Che Ma è quello che stai a dire prima, dai. Sto registrando, però. dire? Sì, ma io non so che dire, che cazzo gli dico a questi?